Sarebbe pazzesco non avere massima attenzione, soprattutto dopo un cambio di allenatore, anche perché i ragazzi si rendono conto che non è che si può addebitare la responsabilità di una situazione, se così si può chiamare, solo alle responsabilità di un allenatore. Quindi sicuramente perché qualche errore è stato commesso da parte di tutti, compresi loro. Quindi è inevitabile che, soprattutto dopo un cambio di allenatore, come ho detto prima, l'attenzione sia massima, anche perché io ho ribadito ai ragazzi che per me, a parte questa partita, dove ovviamente non è che posso fare esperimenti, io mi baso su quella che è la conoscenza dei ragazzi, per come li conosco io tramite il video e tramite le partite da avversario, e mi baserò su quello. Ma poi tutti gli altri, quelli che conosco meno, quelli che non avranno la possibilità di giocare domani, li conoscerò in questi giorni. E tutti quanti dal primo all'ultimo hanno la possibilità di mettersi in mostra e di dimostrarmi che magari nella prima partita in determinate scelte ho sbagliato. Quindi sta a loro portare l'attenzione al massimo, sia per quelli che andranno in campo, sia per quelli che andranno in panchina, e non si possono ammettere cali di concentrazione domani per nessuna ragione, perché poi la Serie B è. Non esistono partite facili, ogni partita ha la sua difficoltà, sia che giochi con la prima in classifica, sia che giochi con l'ultima. Cioè, un allenatore dopo 2 giorni di allenamento non è che può dare molto, ma non può dare neanche dal punto di vista mentale, perché l'approccio mentale è normale che sia diverso quando c'è un cambio di allenatore. Almeno il più delle volte c'è un cambio di allenatore e tutti i giocatori si sentono più coinvolti, vogliono dimostrare. Io l'unica cosa che chiedo a questi ragazzi è di non esagerare, di non enfatizzare quello che fa parte delle loro caratteristiche, cioè loro devono fare quello che sanno fare, senza esagerare. Ma sicuramente voglio vedere, se vogliamo cogliere un termine di paragone, io tutte le volte che sono venuto a giocare su questo campo avevo timore da avversario, perché era un campo in cui sapevo che andavano sul terreno di gioco 11 cani che correvano 90 minuti e avevano quella rabbia, quella voglia, quella determinazione di portare a casa una vittoria. E più delle volte ci sono sempre riusciti, e quindi l'uscita deve ridiventare per sensazioni quello che trasmetteva a me. E quindi sicuramente per fare questo ci vogliono giocatori che abbiano la mentalità giusta, perché un allenatore, una squadra può trasmettere la tattica, la tecnica, l'approccio, tutto quello che vuoi, ma se poi dentro i giocatori non c'è quel fuoco dentro, non vai da nessuna parte. Ma guardate, io qui a Crotone ho ricevuto il più bel coro contro che abbia mai ricevuto. No, ma veramente, cioè bello, bello, ogni tanto me lo cantavo da solo io. I miei collaboratori ogni tanto me lo tiravano fuori, ridevamo. No, bello proprio, bello. No, facevamo Massimino, quello, una cosa. Lo senti? Quando perdevamo sul 4-1. Benvenuto a Madrid. No, ma non è uno storico, veramente, cioè bello. Cioè, bello, per loro bello, io lo ricevevo, però simpatico, cioè ma questo bello. Crotone Pescara. Crotone Col Pescara. Pescara, sì, quando abbiamo perso 4-1. Bello, bello. Anzi, se me lo fanno domani sarei contento. Lo risento.